Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Bene, voglio fare un video improvvisato perché ho poco tempo, quindi non li posso fare a casa, diciamo, non posso fare molti video a casa, diciamo, ecco. E quindi approfitto, vorrei portarvi un aggiornamento geopolitico profetico. Ok, certamente la situazione russo, ucraina e israeli, adesso vedremo perché Israele, è, come dire, da tenere sotto monitoraggio, sotto attento monitoraggio. Voi ricorderete che qualche settimana fa io feci un video dove appunto presentai la notizia dove Putin rivendicava la, ve lo voglio leggere, la, dove sta, la proprietà, vediamo se lo trovo, di una chiesa, dove sta, sì, Putin praticamente chiede a Israele la proprietà di una chiesa ortodossa che si trova in Gerusalemme. Queste notizie possono sembrare notizie di poco interesse, di poco conto, ma guardate che le guerre iniziano proprio così. Normalmente la guerra inizia, specialmente nei nostri giorni, prima economicamente, poi sì, successivamente, alla fine si passa anche alle armi. Però voglio partire dall'inizio. In questi giorni sta circolando questa notizia qua. Vediamo se la trovo. Io qui ho il mio computer aperto che purtroppo si impalla perché c'è il processore dell'anni del cucù. Vediamo un pochino. Ah no, non me la sono proprio aperta, va bene, ve la dico a memoria. E niente, praticamente la notizia molto rilevante e importante in questo momento è che si sta, no, vociferando. Putin sembrerebbe pronto il 9 di maggio, oggi è 5, a dichiarare ufficialmente la guerra a Ucraina. Se è ancora tutto il condizionale, se questo si dovesse concretizzare, certamente è un fatto gravissimo che coinvolge tutti noi, tutta l'umanità, tutto il mondo, e ovviamente la Chiesa di Gesù Cristo deve essere molto attenta a tutto questo. Apro una parentesi. Credo che qui in Italia non si sappia molto di questo, se non che negli ambienti, diciamo, più preparati da un punto di vista geopolitico, ma comunque non ne parlano. Sia Putin che molti altri sono stati pupilli degli americani e sono stati alla scuola degli americani. Infatti Putin ha delle relazioni molto, molto, molto intime con molti uomini americani. Ok, questo è molto importante. Quindi alla fine, come si dice a Roma, sono tutti una cricca. Certamente poi le cricche si fanno la guerra. Infatti, sto sempre dentro la parentesi. Vero è che l'Anticristo governerà tutto, Apocalisse 13 è più che chiara, però poi vediamo che a un certo punto all'Anticristo gli viene fatta la guerra, dopo. E questo, nello specifico, ci viene descritto in maniera egregia nella seconda parte del capitolo 11 del profeta Daniele, come il re del nord gli fa
la guerra all'anticristo. Ok, chiudo questa parentesi. Quindi torno all'oggetto. Se Putin dichiara ufficialmente la guerra all'Ucraina, certamente questo è un fatto epocale e certamente si sta preparando proprio quello che un domani sarà la battaglia di Gog e Magog, che ancora oggi non c'è questa situazione, però stiamo vedendo come le pedine si stanno iniziando a muovere. Questo è molto importante. Interessante notare che in questi giorni si è parlato del fatto che quando una nazione aiuta militarmente un'altra nazione pur non intervenendo, comunque sta dichiarando guerra alla nazione che a sua volta sta facendo guerra alla nazione che si vuole e si sta aiutando. Però è pur vero che Putin, la Russia, in questi giorni, in queste settimane, praticamente lei stessa ha detto che non si trattava di una guerra, ovvero di un'azione militare, semplicemente di un'azione militare, così l'hanno chiamata loro, semplicemente un'azione militare. Quindi se non è una guerra, che problema c'è? Io adesso la sto facendo molto semplice, anche da uomo della strada, tutto sommato, noi non siamo esperti in queste materie, però da uomini della strada ragioniamo. Però se, parlo sempre da uomo della strada, se Putin dovesse il 9 di maggio, che non lo sappiamo, però se dovesse dichiarare la guerra all'Ucraina, in quel momento la Russia ufficialmente sarà in guerra con l'Ucraina. E allora la domanda che io mi faccio da ignorante uomo della strada è: come si metterà Putin e la Russia nei confronti di tutti coloro che stanno aiutando l'Ucraina con armamenti militari? Questa è la prima domanda. E un'altra osservazione è che comunque a quel punto la Russia può usare del materiale, diciamo, più importante per quanto riguarda appunto le armi. E questo non è, come dire, da prendere sotto gamba. A questo panorama ci dobbiamo aggiungere che nel mese di febbraio Israele ha condannato la Russia. Sua volta, la Russia ha cominciato, e non è la prima volta che lo fa, vediamo se lo trovo, sì, la Russia ha condannato l'attacco missilistico degli ebrei nei confronti di Damasco. Questo è successo il 28 aprile del 22. Quindi si stanno attaccando. Dopo tutto questo, che uno attacca l'altro, una delle ultime mosse di Putin è stata quella di rivendicare appunto la Chiesa ortodossa. Quindi c'è un vero e proprio conflitto diplomatico fra le due nazioni. Ripeto, queste cose non sono da prendere sotto gamba, perché a parte che si fa molto presto a passare poi a situazioni più intense, ma la stessa scrittura ce lo dice, che a un certo punto la Russia attaccherà Israele. Tutto ci fa comprendere che questo avverrà dentro il giorno del Signore. Poi chi vivrà vedrà, se magari avverrà prima, poco prima. È come dire, in profezia mai nessuno c'ha l'ultima parola. Diciamo che il quadro sembra proprio al 99%, almeno all'apparenza, sembra apocalittico. Se poi sarà pre-apocalittico di qualche breve tempo, ripeto, la presunzione di dire così, punto e basta, no, assolutamente.
Diciamo che tutto punta che sarà apocalittico, sarà dentro il giorno del Signore, che fra l'altro è imminente. Interessante notare, a proposito di crisi diplomatiche, che c'è stata, credo, una intervista su Rete 4, credo, Rete 4, pochi giorni fa. Vediamo se lo trovo. Sì, eccolo qua. E che non vedo la data. Lunedì 2 maggio, credo sia di lunedì 2 maggio questo giornale, e il Mondo, non è in italiano. Praticamente c'è stata una. Il fatto è che non lo voglio leggere tutto. Vediamo se trovo chi l'ha intervistato. Sì, Rete 4. In una intervista concessa al canale italiano Rete 4, Lavrov, ok? Il ministro russo ha detto che dobbiamo, in virtù del fatto che loro starebbero denazificando, e che Zelensky, pensate che parole pesanti che ha detto Zelensky, che effettivamente è un grande, Zelensky non è una brava persona, cioè se veramente ti informi bene, Zelensky è addirittura pupillo di Putin. Eccetera, eccetera, eccetera. Guarda, qui c'è un minestrone pazzesco, però devi seguire quei grandi giornalisti che fanno delle mega investigazioni e ti portano tutti i dati. Credetemi, qui nessuno è bravo, nessuno. Non si salva nessuno. Qui non è che gli ucraniani. Allora, la popolazione sì. La popolazione non c'entrava niente, ma le classi politiche, no, 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 qui non è che Putin ha invaso perché a sua volta Putin è quello che è, quindi sia l'Europa, sia l'Asia o l'estrema Europa sono tutti, come dire, chi in una maniera, chi in un'altra, sono tutti dei criminali patentati, tutti, non si salva nessuno. Chiudo questa parentesi. Praticamente ha detto Lavrov che i peggiori nazisti e i peggiori antisemiti storicamente sono stati, queste sono le sue parole, sono stati proprio gli stessi ebrei. E a proposito di Zelensky, infatti, ha aggiunto Lavrov, Adolf Hitler era un ebreo. Questo lo ha detto su Rete 4. È un attacco durissimo contro Israele. Dice, cioè, pesa le parole. Lavrov, ministro russo, in un'intervista a Rete 4 Italia, dice che Adolf Hitler era un ebreo. Ha attaccato in maniera proprio dove gli fa più male, a Israele. Quindi stiamo vedendo che, cioè, quando si arriva a questi punti, ragazzi miei, si salvi chi può. Cioè, queste parole vanno prese veramente per quello che sono. Cioè, non sono parole. Noi dobbiamo comprendere sempre che le cose non avvengono tanto ma le cose avvengono per denaro. Per denaro. L'Ucraina viene attaccata dalla Russia e vuole essere presa al contempo dall'Europa. Perché? Perché sia per la posizione geografica, ma per
tutto il materiale che c'è là dentro. C'è tanto materiale, tante riserve naturali, ci sono tanti soldi che circolano là dentro e certamente questo bottino vuole essere preso. E quindi gli americani hanno, insieme agli occidentali, hanno spinto, come dire, Zelensky a far sì che l'Ucraina entrasse nella NATO. E Zelensky sapeva benissimo che se avesse accettato questo, certamente avrebbe provocato una reazione da parte dei russi. Lo sapeva. Io potrei aggiungere altre cose a proposito del grande minestrone che c'è. Ma sì, ma lo voglio fare, guarda, faccio il minestrone, un po' come gli ipocriti, le capre gnostiche che ci attaccano, che non hanno un obiettivo, una cosa, qui stiamo un po' in insegnamento generale. Quando c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, e queste storie, ragazzi, amici e fratelli, Hitler fu sovvenzionato dagli americani. Non dal governo ufficialmente, ma in maniera non ufficiale, dai grandi potenti americani e dalle famiglie, da alcune famiglie ebree. Infatti, poi quando vai in Israele trovi tutte queste famiglie che, di Rothschild e quant'altro, che hanno costruito, abbiamo fatto i video. Queste tipo il tribunale fatto in maniera proprio massonica e quant'altro. Alla fine è tutto un mondo demoniaco dove tutti sono amici di tutti, ma poi si fanno tutti la guerra. Perché alla fine, come si dice, il pennacchio lo vuole sempre uno e non lo vuole dividere. Ma questa è un'altra storia. Quindi stiamo vedendo come il quadro geopolitico. Questa sorta di, chiamiamola così, di trilaterale Russia, Ucraina, Israele si sta formando. Se a questo ci aggiungiamo il fatto che Israele ha uno dei giacimenti di gas più grandi al mondo e che già 2, 3, 4 anni fa, fammi un po' vedere, non me lo ricordo, di questo io già ne, perché poi mi dimentico pure quando sono nato. Sì, il megaprogetto israelì denominato Leviathan ha iniziato a funzionare già dal 2019 e questo gasdotto denominato il Leviathan vuole portare il gas non solo a Egitto, ma lo vuole portare anche in una parte dell'Europa. Cioè tu capisci che quando cioè, le guerre si fanno per interesse. Ora, se Israele va a minare gli interessi russi, wow, si salvi chi può. Inoltre, c'è un commento molto importante che lo ha presentato Aurora. Aurora è un giornale israeliano di Tel Aviv. Questo commento del giornale Aurora risale al 3 agosto 2016 e dice quanto segue: Israele ha dei grandi giacimenti di pietre preziose. Chi lo dice? Un esperto nella crosta terrestre, il quale ha asserito che questo è una mina vera e propria di oro. Secondo la testimonianza del professor australiano William Bill Griffin, un geologo di fama mondiale ed esperto in corteza terrestre o crosta terrestre. Israele ha grandissimi depositi che
contengono differenti tipi di pietre preziose, inclusi diamanti. Questo realmente è una vera e propria mina d'oro, ha dichiarato Griffin, eccetera, eccetera, eccetera. E insomma, che dire, cari fratelli, cari amici? Che dire? Il Signore lo ha detto chiaro, no? Quando voi vedrete queste cose, alzate gli occhi al cielo, perché la vostra redenzione è vicina. E io faccio sempre la domanda del milione, la domanda provocatoria. Quando la parola di Dio dice, quando voi vedrete queste cose, alzate gli occhi al cielo perché la redenzione è vicina, a chi si riferisce quando voi vedrete queste cose? Alla generazione presente in quel momento oppure a 200 mila miliardi di milioni di generazioni che verranno dopo? A proposito di quelli che dicono probabilmente sarà questa la generazione del rapimento. Io ci credo con tutto il mio cuore, tutta l'anima mia e tutto il mio essere a quello che la Bibbia dice, tutto, con tutto me stesso ci credo. Una verità biblica non può essere omessa in nome di un'altra verità biblica, mettendole in guerra l'una con l'altra. La profezia del fico, cita in... Noi prendiamo sempre quella di Luca 21, che è quella che ci piace di più, poi. Ma anche in Matteo 24, la profezia del fico è una profezia, parla di una generazione, poi giorno, l'anno. Nessuno lo sa. Però, a proposito, quando tu vai in Luca 12, Luca 12 lo prendo qui nella Bibbia, già dal verso dal 40 in poi, ma adesso non me lo ricordo, andiamo a prenderlo. Luca 12, il Signore inizia a parlargli un po' di cose veramente molto importanti. Vediamo. Già dal verso 39, no? Ci dice: ora sappiate questo, che se il padrone della casa sapesse a quale ora il ladro verrà, egli veglierebbe. Non si lascerebbe scofficare la casa. Ancora voi dunque siete presti, perché nell'ora che voi non pensate, il figliol dell'uomo verrà. Ragazzi, qui non sta parlando della seconda venuta di Cristo. La Bibbia è chiara, cioè non necessariamente ti devi dire una cosa per dirla, come dire, non necessariamente, che ne so, ti deve dire: guarda che la terra è rotonda, per dirti che comunque la terra è rotonda, perché sì, lo dice. Quindi qui non sta parlando della seconda venuta di Cristo, che questa avverrà alla fine dei 7 anni della grande tribolazione, c'è la data. E quindi qui sta parlando del rapimento della Chiesa, che verrà come nell'ora che tu non pensi verrà, però ti dà il tempo. E quindi qui ti fa capire bene, nero su bianco, che la Chiesa non può passare la grande tribolazione. Pietro disse: Signore, tu dici noi ancora questa parola, ovvero anche a tutti. E il Signore disse: qual è pur quel dispensatore leale e avveduto, il quale il suo Signore abbia costituito sopra i suoi familiari per dar loro a suo tempo la porzione di viver loro? Beato quel servitore il quale il suo Signore troverà facendo così quando egli verrà. Cioè, Gesù non rapirà la sua chiesa in un contesto tribolazionista, quando ormai sono morti 7 miliardi di persone, non c'è più cibo, tutti malati, tutti mezzi morti, chi scappa a destra, chi scappa a sinistra, tutti i cristiani decollati. I due testimoni morti, 144.000 morti,
carneficina, la guerra che ci sarà in quel momento con 200 milioni di unità e così via discorrendo. No, no. Il rapimento della Chiesa è tutto un altro contesto, si mangia, si beve, si dorme, si traffica. Gente che non è allerta, non vediamo le stelle che cadono dal cielo. Io vi dico in verità che egli lo custodirà sopra tutti i suoi beni, ma se quel servitore dice in cuor suo, il mio servitore mette in dubbio a venire, ecco perché io dico la tardanza dello sposo. C'è una gerazione, ma quella gerazione può anche essere, come dire, superata, che vediamo che lo sposo tarda. Perché nessuno sa il giorno e l'ora, ma da qui a dire non conosco il tempo, non è questa la generazione, alzate gli occhi al cielo chi? Non voi, ma chissà quale generazione? Cioè, qui significa proprio tagliare male la parola di Dio. Ma se quel servitore dice in cuor suo, il mio Signore mette in dubbio a venire e prende a battere i suoi servi e le sue serve a mangiare, bere, inebriarsi, il Signore di quel servitore verrà nel giorno in cui egli non se l'aspetta e nell'ora che egli non lo sa. E certo, torniamo al discorso, ma come? Non è scritto che nessuno sa il giorno e l'ora, perché qui dice verrà nel momento in cui non se l'aspetta e nell'ora in cui non se l'aspetta e nel giorno in cui non se l'aspetta, se nessuno sa il giorno e l'ora, bravo, perché nessuno sa il giorno e l'ora, ma se il tempo, te lo sta dicendo proprio qui la scrittura, il tempo sarà conosciuto e oggi tutte le profezie della Bibbia che cominciano da Israele, dal rimpatrio degli ebrei che benediciamo, cioè benedica gli ebrei e Israele, e preghiamo per loro. A proposito, abbiamo perso l'abitudine di pregare per gli ebrei, dobbiamo pregare per gli ebrei e per tutto il mondo. Ok? Quindi nell'ora che uno non se l'aspetta verrà. E qui parla di più cose, tra cui parla sia del libertinaggio, dell'assimilazione del credente nel mondo. Ok? Il mio Signore mette in eccolo qua. Infatti si parla di bere, inebriarsi, bere, inebriarsi, paganizzarsi, si può dire in italiano, penso di sì, e in più parla anche di prende a battere i servitori e le serventi. È un po' proprio quello che abbiamo vissuto in questi ultimi 2 giorni, come ci sono pseudocredenti che invece di edificare il popolo, si mettono a battere i servi, addirittura i servi, a battere i servi, cioè i servi siamo tutti servi, però ci sono servi e servi, ovvero ci sono servi che mettono la faccia e si mettono a insegnare e predicare l'Evangelo di Gesù Cristo e altri che non lo fanno, ma fanno altre cose e siamo tutti uguali davanti a Dio. E quando tu ti metti a battere uno che si sta impegnando, malgrado i suoi difetti, soprattutto chi parla ne ha proprio tanti, forse tu pensavi che io ero perfetto e immacolato, non è questo l'ambiente degli immacolati, devi andare da un'altra parte, qui nessuno è immacolato. E quindi si mettono a battere questo odio, dove non riconoscono il corpo di Cristo da nessuna parte, no, siccome tu fai parte di un'organizzazione, in automatico lì non c'è manco un credente, fanno un minestrone, battono i servi, c'hanno odio, c'hanno cattiveria, si nascondono, te la faccio pagare, faccio vedere. Ed è proprio quello che sta succedendo. Guardate come la scrittura si compie, amati, come si compie. E quindi noi dobbiamo vegliare, ognuno di noi, su noi stessi. Su noi stessi prima e poi sulla nostra famiglia, su quelli che ci stanno vicino,
pregare per loro e tutto quanto, guardarci gli uni gli altri nell'amore del Signore. L'amore, io più vado avanti e più voglio, ho il desiderio, dice, senza farmi mettere l'anello al naso, farmi prendere in giro, per carità, non sto dicendo questo, però l'amore è molto importante, molto importante. Se c'era un guerrafondaio, sta prendendo un'altra piega adesso il video, e vabbè, pazienza. Se c'era un guerrafondaio, uno proprio guerrafondaio, era l'Apostolo Giovanni. E allora io ieri stavo riflettendo alle parole dell'Apostolo Giovanni quando era un giovinetto e disse: Signore, vuoi che preghiamo che scenda fuoco dal cielo e l'ammazziamo tutti? E io dicevo: ma che gravi queste parole, perché noi dobbiamo comprendere il contesto biblico-storico di quelle parole, che non sono il contesto di oggi. Cioè, anticamente, veramente ci sono stati uomini che hanno pregato il Dio, hanno fatto scendere, Dio ha fatto scendere fuoco dal cielo e ha ucciso degli uomini. Quindi quando Giovanni, l'apostolo, disse quelle parole, cioè quelle parole non erano, come già sarebbe grave così, dire solo delle parole già è grave, ma in quel contesto risultavano ancora più gravi, perché quelle parole avevano la consapevolezza che potevano concretizzarsi, cioè veramente poteva succedere che del fuoco cadesse dal cielo e ammazzasse tutti. Veramente, e Giovanni aveva questa consapevolezza, non è che l'ha detto tanto per, no, no, Giovanni proprio ha detto: facciamo cadere fuoco dal cielo e ammazziamoli proprio fisicamente subito. Ecco perché il Signore Gesù si è tanto arrabbiato. Quindi era un guerrafondaio da paura. E invece poi, col passare del tempo, con l'opera di Cristo, con l'opera del Signore, che cosa è diventato l'Apostolo Giovanni? Quando leggiamo le sue meravigliose epistole, il suo, è del Signore Gesù, ma usiamo un linguaggio umano, il suo meraviglioso Vangelo. Come è chiamato Giovanni, l'apostolo dell'amore? Che bello quando il credente, nell'andare avanti, cerca l'amore del Signore. E che brutto quando invece di andare avanti si va indietro e c'è odio. L'odio ti consuma. L'odio ti consuma. L'odio non ti fa riconoscere il corpo di Cristo da nessuna parte. L'odio ti farà di te che tu sarai un lupo solitario dentro casa, solo apatico, e non dirai pace a nessuno e non darai la mano a nessuno che per di pace, fratello. No, farai come alcuni o ultraortodossi in Israele, che non danno neanche la mano ad altri ebrei, perché loro sono, capito, in nome di una verità, che ci sono gli apostati, quindi non riconosci da nessuna parte, sei un povero apatico solo, che l'unica cosa che riesci a fare è a trovare compagnia, a scrivere a destra e a sinistra, a fare dei pettegolezzi e così via discorrendo. Eh sì, e quindi il contesto storico geopolitico e contestualmente spirituale in cui ci troviamo è questo. Ne prendiamo atto. Ne parliamo, nel nostro piccolo portiamo questo insegnamento, preghiamo a Dio, ce la mettiamo tutta a guardarci e andiamo avanti, perché molto presto il Signore rapirà la sua chiesa, la sua futura sposa, la nuova Gerusalemme che andrà nella nuova Gerusalemme. Un gioco di parole, che è una realtà e ne abbiamo parlato. Noi siamo la nuova Gerusalemme, la Chiesa di Gesù Cristo, che a sua volta va nella nuova Gerusalemme.
Eh sì, funziona così. E niente, quando vedrete queste cose, alzate gli occhi al cielo perché la vostra redenzione è vicina. Io lo dissi, una voce si udì, ecco lo sposo, io dissi, probabilmente succederà un qualcosa di molto grande che dirà, ecco lo sposo, ma sta succedendo, stanno succedendo molte cose che stanno gridando, ecco lo sposo, e certamente, certamente. Ne succederanno ancora delle altre. In più, ognuno di noi, intorno a ognuno di noi, molti di noi, sta divampando un grande fuoco che ci prova, ci fa soffrire, perché l'unico che sta sotto prova, sotto sofferenza, sotto grandi tribolazioni, non sono solo io, ma immagino che ognuno di voi alla sua grande tribolazione, no, quella dell'Apocalisse ovviamente. E sono grandi tribolazioni, sono grandi tribolazioni. Teniamo duro, perché lo sposo eccolo, teniamo duro. Dovremo soffrire, ma noi nella sofferenza riusciamo a trovare la gioia, come? Attraverso la fede. E questa è una grazia. E lo Spirito Santo è la potenza che concretizza questo. Bando alle ciarle, abbasso la retorica e quindi la finisco qua. Dio vi benedica. Se il Signore vorrà. Ci vediamo al prossimo videoprogramma, cari amati nel Signore. Piccolo video aggiornamento. È durato tanto e non riesco a fare brevi video, non ci riesco. Niente, con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci vediamo al prossimo videoprogramma. Scusate, sti video un po' casarecci, anche se non sto a casa. Ovvero, sono casarecci perché non sto a casa, gioco di parole. E non ho tempo, ragazzi, non ho tempo. E però, insomma, pregate per me, che niente, e no, io pregherò per tutti voi. Preghiamo gli uni per gli altri. Dio vi benedica. Shalom. Il Signore viene. Maranatha.